Madonna mia, che ansia. Siamo in bella vista paese, cazzo. Cioè, ragazzi, leggiamo velocemente perché potrebbe essere l'ultimo video che facciamo. Se ci avessano. Siamo entrati in questa strada che porta a un, credo, un hotel abbandonato. Solo che siamo proprio in bella vista sul paese, ci stanno vedendo tutti, ma tutti. Tutte quelle case ci possono vedere. Quindi speriamo. Ma quanto cazzo è lunga questa strada? Cioè, questa è la via di accesso dell'hotel, ma che bella le statue! Anche lì c'è un'altra. Da qua non si vede nessuno. Cioè, mi vedo la macchina del custode che arriva. Ah, qua mica passa così. Ah, qua il cancello si apre. Eh sì, quel cancello si apriva, con la chiave si apriva. Ma che bella vista che ci avevano qua, cazzo. Oh, ma come ti buttiamo giù? Mi piace continua. Madonna, raga. Dove stiamo andando? Ragazzi, non potete capire l'ansia, secondo me. Che bello è questo qua, sì. Che bello. Mi aspetto sempre di vedere qualcuno dall'alto che mi saluta e mi dice: che cazzo ci fai qua? Ragazzi, siamo riusciti ad entrare ed è veramente, veramente fantastico. Uno dei posti più intonsi per ora che abbiamo visto. Ragazzi, per ora siamo in una stanza, posso dire che è uno dei posti più intatti che abbia mai visto. È veramente spettacolare. Cioè, sembra veramente di essere tornati indietro di 30-40 anni e tutto è lasciato esattamente come era al tempo. Etta, quando tu hai letto. Sì, perché questo dettaglio l'ho visto nel video che ti ho detto. Quindi qua dovresti c'è la tua letta. Il posto è talmente vecchio. Fa un po' paura, cazzo, sto posto. Qua c'è la caldaia. E qua tu hai letto, c'è scritto, però, guarda. Ci sono vignette sulla porta, cazzo. Cioè, questa è la vita che nessuno entra più qua dentro. Ma che bello. Che bello. Guarda, sono belle le piastrelle. Ma sì. Proprio stile anni... tanti anni fa. Il lavandino con due manopole. Cazzo, c'è ancora sapone nel porta sapone. Sì. Che schifo, guarda. Sì, sì. Cazzo, guarda. Sono enormi. Sì, c'è un verme. Meglio che non vado con te. Come se che siamo dietro al parco. Eh sì. Confermo che questo posto è fantastico. Continuiamo ad avere la sensazione che qualcuno possa arrivare da un momento all'altro perché è troppo ben tenuto.
Quindi magari c'è un custode, non lo so, però finché possiamo esploriamo. È veramente, veramente bello. È un pallino con roba. Cazzo, che bello! Io ma che figata! Non l'hai visto? No. Quindi questo muro qua si riempiva di luci colorate. Dici che faceva un disegno, una scritta, sì, o tutto a caso? È tipo cabaret qua, il stellino, non era proprio porno porno. Sai, sì. Ma è questo per luce la discoteca? Ma come funzionava? Se quella girava? La gira, sì. Minchia sei vecchia, ragazzi. Minchia, il soffitto è spettacolare qua, ragazzi. Bello. Cazzo, ma che figata, Etta, ma c'è ancora il bar? C'è una scala segreta? Ma dobbiamo mettere la porta questi conti questo. È vero, è quello che si chiama. Stai pulendo il pavimento, Etta. Questo finirà nel video. Vedi la parola di troppo. Tu così tantissimo. Aspetta, ma cos'è che va, che bello però? Sì, sì. Ah, vedi, questa è la cosa di qua, guarda, girati. Mamma che bello! Cazzo, ma che figata era! Cioè ragazzi, tutto quello che vedete lì sono tutti lampadari. Una volta si illuminavano, c'è una vera, una vera figata. Ma che questo qua è spettacolare, cazzo, ma che roba. Ma c'è ancora l'odore. Sì, sì, quello dove di misto sigaro intuso nella moquette anni 70. Sì, sì, è vero, è vero. Veramente sembra di essere tornati in quegli anni, cioè anche l'odore che c'è qua dentro è veramente un odore anni 70. Eccoli. Cosa c'è? Eccoli, questi erano, ti sembrano la padella? Sì, sono donne grosse. Questo locale sono solo ciccione. Ciccione italiane. E questo locale cosa è? Scusami, se no. Tutti i maiali intorno, e di qua sono le luci maiali? No, quelle sono le luci maiali. Vedi cosa arrivano? Quelle luci illuminavano le donne che stavano qua. Ragazzi, questo è un labirinto sto posto.
ragazzi, questo è il telefono più vecchio che abbia mai visto. Sono qua, Etta. Mi sa che questa qua è stata giù questa volta. Eh sì. E questa qua. Sì. Guarda. Tutto per lo spettacolo. Cabaret. Lo studio K, lui, ma cazzo di registrazione sono. Teatro, tra l'altro non era così porno. Hai capito? Come tutte le cose. Non è nato per. Ok ragazzi, abbiamo trovato il locale trucco che lo stavamo cercando, quindi per ora siamo soddisfatti e proseguiamo l'esplorazione. Salutetta. Ah, la mia faccia non si vede, secondo me si vede tipo una palla luminosa, tipo un sole, ed è meglio così. Aspetta, ma che bella sta finestra. Cioè si apre ma non c'è la ringhiera, finisce direttamente giù in piscina. Ma che bel bagnetto dice lì anche, ma che cosa. Sicuro dove è il cibo. Qua l'ingresso della cucina. No, ma cos'è? Ah, questo è l'ingresso del Night Club, mi sa. Ah, sì? Siamo arrivati dal contrario, comunque. Allora. Champagne, Don Perignon, 25.000 lire. Porca miseria. Ma cos'è sta roba? Non la leggi, no? No, mi sembrava una cosa di altri morti. Anche veramente. Madonna mia, solamente c'è le frigorifere morte. Qua sono gli zombie. No, sono veramente inquietanti, sono. Vero. Siamo fuori un crematorio anche, cioè qua da sotto. Ma cos'è? Perché che figata. Vedo io ragazze. Ma che bello. Pronto, signore Rimoni. Questo è molto misterioso, questo telefono. Cioè non ha un tasto numerico, però c'è la cornetta. E quando lo metto su c'è anche il pulsante di terminazione chiamata. Ma è cattona, cosa hai trovato? Cazzo, 100 lire? Che figata. Ragazzi, è una cosa un po' nostra, però diciamo. Tanto vale questo posto qui, abbiamo scandagliato tutti i video pezzo per pezzo, tra cui anche quello quando andavo qua ci siamo messi a leggere tutti i nomi delle marche sotto per capire dove fosse il posto. Alla fine non è servito a niente, però ci abbiamo perso un'ora di tempo. Qua c'è un elastico. Si può togliere con la mano, però non si incazza poi. Guarda. Dove viene messo? E ha messo questo oro, l'ha messo. Si, sì, è dentro. È dentro. Il caso principale sarebbe uguale, dalla pesata butta. Cosa c'è? C'è il tipo? C'è la bicicletta. C'è la bicicletta? Sì, alza la testa, la vedi? Porca troia. Ha aperto. Cazzo.
grazie, sono finiti. C'è una bicicletta fuori, davanti all'ingresso c'è una bicicletta. Guarda, l'avete aperta voi quella porta blu? Quella che c'è qua sopra. Visto? Oh, porca puttana. La porta aperta. La porta aperta. Chiuso. Da me sto a chiamare anche i carabinieri comunque. Se dentro ci si sente parlare, nel senso. Sicuro che si è accorto, si sente. Che ansia. C'è un corridoio grosso. Televisione spettacolare e anche questa credenza spettacolare. C'è ancora la bicicletta e non si vede. L'ho visto. Che ansia, che tipo questi corridoi tipo Shining. Sì, tipo che esce correndo con un cartello. Esatto. Devi attenta di sopra. Grazie.
ragazzi, siamo arrivati alla nostra cazzina, stiamo cercando un po' di capire se si vede qualcosa. La casa è bellissima comunque. Comunque ragazzi, noi volevamo andare in quella casa lì dopo, però col fatto che c'è il custode non so se riusciremo a visitarla. Anzi, non so proprio se riusciremo ad uscire dall'hotel. Insomma, io penso che venga su cioè, se la porta è aperta è entrato di sicuro. Ragazzi, è veramente spettacolare questo posto qua. Sono sempre più sicuro che ci beccherà il custode, perché abbiamo visto i suoi vestiti e su un tavolo qua vicino. E molto probabilmente sta qui a fare giardinaggio. C'è qualcuno? Dobbiamoci prima che arrivi. Ecco ragazzi, vedete quella porta lì, prima era chiusa, adesso è aperta. E non è un buon segno. Guarda che qua c'è in culo la nostra gira. Quella era la ponte che era chiusa dall'altro lato. Era messa lui proprio così. Cristo santo, quindi quando io l'ho aperta lì probabilmente era qua. Ok ragazzi, da qua si vede benissimo. Quella porta prima era chiusa, come dicevo, e
e davanti c'è anche una bicicletta che non c'era all'inizio. Quindi c'è qualcuno che sta girando per l'hotel. Ragazzi, siamo usciti dal vetro, non siamo ancora usciti. La bicicletta è ancora lì, esattamente non siamo usciti ma siamo nel giardino dell'hotel, stiamo cercando di andare verso il cantiere di uscita. Abbiamo intravisto il custode che sta lavorando nel tratto qua sotto. Quasi quasi. Comunque ragazzi, c'è questa strada è tenuta benissimo. Ho l'ingresso principale, è aperto il cancello comunque. Ecco ragazzi, il guardiano è tipo qua sotto che sta lavorando nei campi. Se ne campi nei grivi, immagino che sia qua. Beh, ragazzi, che siamo quasi arrivati al cancello di uscita. Aspetta, forse abbiamo una piccola chance di sopravvivere. Ma che cancello aperto. Ma che cancello aperto. Io ragazzi, c'è il cancello aperto, mi siamo entrati scavalcando prima. Ma scavalcando cosa fa? Vabbè, comunque passando di là. Meglio però si può scavalcare. Grazie di averti aperto il cancello. Ma che sei? È stato gentile. Un'uscita così facile mi è fatta.